Il fisico Guido Tonelli, conosciuto nel mondo per i suoi esperimenti che hanno portato all'individuazione certa del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, è stato invitato a Sciacca dal Rotary Club presieduto da Francesco Raso. Ha tenuto due conferenze all'ex convento San Francesco. Ieri la prima aperta a tutti gli interessati, questa mattina la seconda è rivolta agli studenti degli istituti superiori Fazzello, Fermi e Don Michele Arena, con i quali il professor Guido Tonelli ha dialogato. Ieri c'è stata una grandissima attenzione, c'erano anche delle persone molto giovani, la maggioranza dell'uditorio era, diciamo, di persone adulte, stamani sono tutti ragazzi e ragazze. Modificherò un poco le cose che ho detto ieri per adattarle a un pubblico giovane, ma sono sicuro sarà una bella esperienza anche stamani. Come le sue scoperte hanno modificato quella che è la scienza attuale? Beh, diciamo, la scienza procede, fa progressi e quando si capisce qualcosa di nuovo cambia la nostra visione del mondo e quando cambia la nostra visione del mondo cambia anche il nostro rapporto con l'universo e con quello che ci circonda. Questi cambiamenti oggi avvengono a un ritmo molto rapido e per questo sono qui a discuterli con i ragazzi giovani, con la speranza segreta che in qualcuno di loro scatti la passione e possa produrre quelle nuove idee di cui abbiamo bisogno per fare progressi. Ecco, lei infatti è andato oltre quelli che erano i confini della conoscenza, è un esempio anche per questi ragazzi per andare oltre. Sì, diciamo, uno a questa età, quando hai 17-18 anni, diciamo, non ti rendi conto in realtà di quello che vuoi, io stesso non me ne rendevo conto. Però se senti dentro di te una qualche forma di curiosità e di passione, dico sempre a loro ascoltate perché potrebbe essere quella la vostra vita. Ovviamente c'è da fare, da impegnarsi, c'è da fare, diciamo, un grande lavoro, c'è da studiare, però la vera motivazione è questa spinta interna alla curiosità e alla passione. Attualmente qual è l'oggetto della sua ricerca? Beh, attualmente abbiamo, dopo la scoperta del bosone di Higgs, si sono aperti una serie di misteri, tuttora su cui stiamo indagando. Non abbiamo la più pallida idea di cosa compone la materia oscura dell'universo, che circa un quarto della materia totale dell'universo è fatta di una forma di materia non luminosa di cui non sappiamo nulla, diciamo sappiamo che c'è ma non sappiamo di cosa è fatta e quindi stiamo cercando di capire se in LHC, nell'acceleratore del CERN, riusciamo a produrre particelle di materia oscura. Per ora non ci siamo riusciti, andremo avanti.